Salve gente, sono Larus ed eccomi qui su Rom 2 Total War con i nostri greci, in particolare la città-stato di Atene. Nell'ultima puntata abbiamo conquistato la Rissa e siamo ancora in guerra con l'Epiro e dopo dovremmo marciare verso Apollonia. Però ho idea di farlo via mare perché ho paura che via terra l'Epiro possa attaccarmi la Rissa e Atene. Atene ovviamente anche se me l'attacca la mia guarnigione è veramente ben fornita e non è che ho tanti problemi. Però se mi attaccasse la rissa è un bel problema. Quindi, innanzitutto, qua sto reclutando un po' di uomini. E qui cosa possiamo fare? Non abbiamo abbastanza fondi per costruire nulla. Beh, innanzitutto io voglio togliere un po' di mercenari che mi costano troppo. Ah, adesso va un po' meglio. Ok. Alla rissa non possiamo far nulla. È veramente piccola come città. Una flotta. Dov'è la mia flotta? Qui. Bene. Dopo la devo rimandare un attimo indietro per creare tutto bene la mia armata. Quindi, ok, dobbiamo anche ricercare una tecnologia. Oddio, non so che cosa ricercare. Ho sia ricercato bonifica della terra, sia logistica. Adesso, non so. Tattica, assedio, gestione. Facciamo un po' di gestione militare. Quindi il mio piano ovviamente è conquistare Apollonia, distruggere l'Epiro e dopo andare a conquistare Creta, Rodi, fare un'alleanza forte con Sparta e infine vedere di prendere un po' la Macedonia. Perché lo devo fare con l'aiuto di Sparta. E poi dopo, appena sarà tutto finito, ovviamente andrò anche a marciare su Sparta. Cosa molto difficile perché non è che la città di Sparta in sé sia troppo forte con mura, anzi non ha nemmeno le mura a Sparta, è veramente una città facile da conquistare, ma gli spartani, veramente quei soldati lì sono veramente forti. Guarda qui cosa sta succedendo. Electra. Ok, mi hanno dato una missione che entro 6 turni devo conquistare Apollonia. Ce la posso fare? Qua c'è un agente nemico, una spia. Electra. Commander, Vediamo se c'ho qualche spia anch'io, sì. my skills are yours. Vediamo se riusciamo a ucciderla. 60%, manipolarla. Sì, forse è meglio manipolarla. Con la persuasione. Carter has taught me much. Sebbene il tuo agente non sia riuscito a persuadere il nemico ad unirsi a te, ha potuto almeno ostacolare i progressi. Di che cosa? Non si sa, però. Bene, abbiamo ostacolato un po' i suoi progressi. Almeno non abbiamo fatto troppissimo, però qualcosa abbiamo fatto. Oh, si sono creati i bassi fondi della città. Dobbiamo smantellarla. Purtroppo quando si creano i bassi fondi bisogna sempre un po' smantellare. Per quanto possa essere triste. Ora, facciamoci una bella Is there flotta. nothing else? Aggiungendo un Assembling po' the di fleet. giavellottisti, al momento abbiamo solo questo. E Atene ha una bella We capacità, hunger for battle. che tutte le navi partono con una in più At your di command. esperienza. E invece gli spartani hanno una bella abilità che tutte le unità di terra partono con uno più di forza. Tanto qui non so che cosa vogliono fare. Sono veramente forti questi Commander. spartani. Tanto. Volevo anche reclutare un po' di. Vediamo un po'. Quali. Diopliti, ma non so quali. Opliti classici. E così credo che posso andare. Ah! Commander. I fedeli di Atena. Non. Mi avete consigliato un po' di nomi. Tipo i
il sol... Non mi... Aspetta, mi ricordo uno. Dagli il nome della città che hanno conquistato, Larissa. Ma è un nome abbastanza strano. Poi un altro mi ha dato un nome che... Aspetta, non mi ricordo. Era figo. I guerrieri di Atena. La furia di Atena. Ed era molto figo. Poi dopo lo modifico appena vedrò il rivedrò i commenti. Però mi pare che era la furia di Atena. Mi sembra abbastanza figo. Quindi torniamo ancora. Intanto nel mondo ovviamente non ho una così grande visuale del mondo, però posso un po' capire che alla fine ci sono un po' di disguidi tra le tribù barbariche e i macedoni. Vedevo che c'era una bella flotta che stava arrivando, dei Tilis, perché i macedoni passano tutta la loro campagna a fare il culo, prima ai barbari, poi dopo ai greci e poi dopo ovviamente ai romani. I macedoni sono una fazione veramente forte, mi trovo molto bene. Oh! No! Aspetta! No! I Tilis hanno... No, non ci credo. I Tilis hanno conquistato Pella. Ma non mi dire. Ah, però i macedoni hanno conquistato la loro capitale, Anteia. Paradosso, cioè. Oh mio Dio, tutti sti paradossi, Pella. Tanto andiamo qui. Vediamo di fare un'altra manipolazione. I could fool Hades himself. Non ce la faccio proprio, At your command. Ah, intanto aumentata di grado. E che cosa gli aggiungiamo? Antagonista, capacità di movimento sulla mappa. Disordine, una notorietà incita disordini, intercetta gli ordini. Preferisco magari collaborazione, che aumenta l'autorità, il raggiro e l'assassinio. Quindi, buono. Ready for orders. Ok. Bene, adesso una buona flotta. Direi che possiamo anche andare in passo accelerato. Ad Apollonia. Steady as we go. Dobbiamo ancora aspettare un turno e poi dopo magari possiamo lanciare l'assedio di mare. E con quest'altro esercito, la paura di Deimos. Andremo fino qui. Tanto ho notato che paradossalmente in ROM 2 ci sono più cali di frame rate durante la visione della campagna piuttosto che nelle battaglie. Waiting for more orders. Io comunque volevo fare un attacco combinato, uno da mare e uno da terra, perché a Apollonia abbiamo pure, così facciamo anche un po' di sceneggiatura figate, tutte queste cose qui che a me piace molto spettacolarizzare il tutto. Quindi volevo anche... Ah già, qua dobbiamo costruire qualcosa di nuovo. Campo dei perieci. Qua possiamo fare un campo di adunata. Oppure possiamo aspettare a fare un'officina. Lo so. Fammi un attimo guardare. Qui. Questo qua campo di adunata. Capito. Io direi di fare qui un altro campo della dunata, che dopo lo trasformeremo nell'altro campo, perché questo qua è il campo dei perieci, che i perieci mi pare che fossero i picchieri, se non sbaglio. E possiamo poi dopo... Oh no, forse erano i giavellottisti.
Oddio, non mi ricordo, io guarda, guardate, storia greca non me ne intendo assolutamente nulla. E poi dopo, oppure possiamo fare l'altro campo, che comunque sono due campi militari diversi. Tanto facciamo turno successivo. Ho detto facciamo turno successivo. Ah no, non sto ricercando nessuna tecnologia. Possiamo fare il campo degli schermagliatori. Io direi di andare su addestramento navale, che dobbiamo migliorare un po' la nostra forza navale, perché Atene appunto era molto forte per la forza navale e ovviamente sociale. Tanto l'alleanza con l'Egitto che stiamo un po' forgiando potrebbe darci una mano un po' in futuro. Io adesso voglio solo tenerli partner commerciali. Poi dopo magari in futuro, quando prenderò tutta la Grecia, se riesco ovviamente, perché sempre se non faccio cazzate come l'ultimo episodio, posso anche fare qualche alleanza per poi dopo andare contro Cartagine, Roma, oppure l'impero Seleucide se vado proprio lontano verso est. Devo ancora decidere, mi sa che andrò però verso est. Electra ancora scoperta. Vaffanculo, adesso ti ammazzo Electra. Cioè io mi sono rotto un po' le balle di Electra. Trovo un traditore, vediamo se riusciamo a ammazzarla. Ma mio Dio, ferita? Solo? Ah boh, va bene. Ora mettiamo modalità nessuna. Che qui modalità nessuna. E lanciamo l'assedio di Apollonia. Teniamo un blocco al porto. Ok. I titani, loro hanno un esercito di guarnigione, una flotta. Ah, ci sono anche le teste d'idra. Di chi sono questi? Degli Ardei. Gli Ardiei. Chi sono? Tunolol. Cleomene. Hanno come ammiraglio. Sì, ce la possiamo fare. Iniziamo subito la battaglia. Ome misero. Credo che sto diventando un dio. Vespasiano, imperatore romano. Vespasiano, che cosa aveva già fatto? Ah, già, sì, era uno di quegli imperatori romani che sono stati, che hanno un po' innovato Roma. Io non mi ricordo di queste storie romaniche. Io di storia antica non ne so nulla. Assolutamente nulla. Bella, orrida bella. Ah, c'era anche questa citazione su Romulo! Che figo, l'hanno ripresa! Io mi ricordo che quando avevo... Quanti anni avevo? Nel 2006, 9, 8, 8, 9 anni circa. Vedevo... Che cazzo di giochi, cioè ero passato da... Giochi tipo... per la PlayStation, tipo Crash Bandicoot, tutte queste cose qui. Sono passato da Crash Bandicoot a ROM 1, che... Per carità, non è che sto insinuando che Crash Bandicoot sia un brutto gioco, però... Ah, ancora pioggia, aspettiamo. Ah, asciutto. Non sto insinuando che sia un brutto gioco, è solo che a livello di complessità, ovviamente, ROM, i Total War sono molto più complessi di Crash Bandicoot. Infatti mi ricordo che ero passato a un gioco che... Che praticamente non si sa nemmeno la trama alla fine di Crash Bandicoot. Io non me la ricordo. Ah, non possiamo posizionare l'esercito? Sì che possiamo. Ah, ma comunque questa qua è una buona formazione. E comunque mi ricordo che ero passato da da gioco sì carino però molto semplice a un gioco in cui tu dovevi prendere una fazione dell'età antica. Battaglie in tempo reale, tutte queste cose qui. Mi ricordo che ero veramente entusiasta di giocare a giochi così. I nostri rinforzi sono arrivati. Benissimo. Dove sono i nostri rinforzi? Eccoli qui. La nostra flotta. Voglio sbarcare qua nel fiume lì nella. Nel porto, ovviamente, dove voglio sbarcare, se no. E, innanzitutto,
Abbiamo anche una nave con sopra un onagro, uno scorpione, abbiamo. Che lo scorpione è un'arma veramente terribile. Fa tanto male. Abbiamo comunque noi la cavalleria Epeus, che è una delle cavallerie più forti dei greci. Anche del gioco, credo. E possiamo comunque andare semplicemente all'attacco, anche con la cavalleria. Non dobbiamo avere troppi problemi, non dovremmo averli. Contro frombolieri e folla. Tanto metto già qui le unità in posizione. Ah, sono sbarcati. Lel. Il nostro generale è sotto attacco. Sì, è sotto attacco però contro dei sassi. Diamo la carica. Oh, che impeto. Che percosse. Atene su Rom 2 non è tutta sta potenza militare di terra. È forte a livello navale, però c'ha sti lancieri in Peus che sono veramente sgravi, sgravi, sgravi. Non ne ho ancora perso uno. Ci ho fatto una carica allucinante e non ne ho perso uno. Ma sono potentissimi, guardate! Cioè, volano albanesi dappertutto. Cioè, lo so che sono albanesi, però. Intanto iniziamo pure a sbarcare. Ah già, qua c'è la flotta alleata. No, 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 ho sbagliato, volevo selezionare la mia flotta navale. Ah, stop, 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 un attimo. Ok, flotta navale sbarcate. Ok. Qua invece c'è una parte un bel po' più sostanziosa dell'esercito, c'è sempre folla, tutte queste merdate qui, però dovremmo abbastanza farcela. Qua ci sono giavellottisti. I giavellottisti sono invece un po' più da temere, però la cavalleria li smaciullerà tranquillamente, senza troppi problemi anche. Altri frombolieri, i nostri giavellottisti non dovrebbero avere troppi problemi. Tanto la mia cavalleria sta facendo il culo alla fanteria nemica. Oh, dobbiamo scappare un po' da qui, dobbiamo dare da questi... Chi siete voi? Da Cleomene? Che magari ci può dare un po' una mano. Ah, tu ti metti davanti a noi così bellamente. Benissimo. Continuiamo a muoverci. Giavellottisti invece li volevo mettere un po' qui. Tanto ho messo tutto il mio esercito navale sulla terra, quasi tutto. E creerò una forza di distrazione. Tanto questa nave qui la lascerò in mare. Perché ho paura che sia troppo vicina a questi opliti. E poi c'è anche una guardia reale ellenica. Dannazione. Questa qua era quella che mi ha fatto un po' arrabbiare nelle ultime puntate. Tanto qui c'è una folla. No, una milizia oplitica e noi la inseguiremo. Tanto i miei opliti sono un po' ovunque. Devo un attimo riaggrupparmi bene. Bene. Possiamo muoverci e li colpiremo alle spalle. Vediamo la carica. Oh mio Dio, che bella!
Adoro questo gioco. Ci sto giocando un po' troppo, però. Stanno mandando rinforzi, magari noi possiamo... La battaglia sta volgendo in nostro favore. Bene, intanto che qua mando i rinforzi possiamo utilizzare i nostri... La nostra guardia del generale. Oh no no no, ritiratevi, ritiratevi. No, vi ho preso d'occhio. Via 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 via. Vi scappate voi. Tanto tu dove stai andando? Cleombostene. Che intanto la milizia politica ormai è bella che è andata. Scappate sciocchi. Fuggite! Fuggite! Questi qua mi sa che sono un po' più veloci dei miei. Ok, intanto si stanno ritirando. E noi possiamo prendere tranquillamente la piazza. Se prendiamo la piazza vinciamo. Nota della redazione. Ok, bene. Muoviamoci. Intanto i miei giavellottisti li voglio lasciare un po' più indietro. Dobbiamo arrivare prima che arrivi il nemico in piazza. Qua c'è la guardia reale ellenica, dannazione. Bene, abbiamo distratto un po' il nemico. Dai, falange. Ah, lol, si ritira, non ho visto la falange. Ok, bene, adesso diciamo che ho quasi vinto. Tanto giavellottisti, sparate al generale. Ma che cazzo stanno facendo sti qui? Cioè... Boh, hanno deciso di fare una carica abbastanza stupida. La folla. Dobbiamo fare attenzione però a questi qua dietro, che magari ci possono accerchiare. Facciamo così. Mettiamo un'unità qua dietro, in guardia. Cioè, vanno avanti e indietro. Sono abbastanza indecisi, Il nostro è l'indecisione, è il loro motto. C'è una falange. Non dovrebbero avere speranze. Su una carica dal lato. Stanno pure ritirando un po'. Bene, i nostri uomini resistono con... Perdono pochi uomini, oltretutto. No, 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 tornate qui, tornate qui. È rimasto solo qui il generale. Ha perso un punto di vittoria. Qui c'è il generale nemico, intanto la battaglia è bella che vinta, dai. I nostri giavellottisti stanno facendo qualcosa, oppure stanno solo sprecando giavellotti. Stanno solo sprecando giavellotti, hanno solo fatto un morto. Oh, adesso, aspetta, adesso ci serve una mano da tutto il fronte. Contro la guardia reale. Ok. Beh, buona tattica dal computer. Spesso fanno una marea di cazzate il computer, però questa è stata buona, dai. Presto il forte nemico sarà nostro. Bene, abbiamo praticamente vinto. Aha. Abbiamo vinto, perfetto. E l'Epiro è stato annientato. Ci hanno ammazzato solo 5 uomini. Strano.
E il nostro generale ha fatto 458 morti. Tantissimo. 458. Ben fatto, generale. Ben fatto. E Apollonia pure nostra. Occupiamo pacificamente. Waiting for more. Ready for battle. Ok. Fleet reporting. Ora possiamo migliorare tutta la nostra flotta. E lo faremo subito. Cioè, stiamo in realtà migliorando gli scafi, bisogna anche dire. Qua hanno un campo. Le faremo un tempo di Poseidone. Ebbene. Ok. Perfetto. Ok, abbiamo vinto Confederazione Celtica. Che cazzo sta succedendo qui? Perché adesso sono diventati Celti? Ah, forse hanno fatto qualche confederazione con altre piccole nazioni. Oddio, non ci sto capendo più niente. Stanno succedendo troppe cose a caso, totalmente. Ok, la guerra è finita. Adesso pensiamo alla diplomazia. L'ultima forza dell'Epiro è rimasta in mare. Io direi di fare un'alleanza con... non so. Siamo bene o male, tutti ci amano. Ed è una buona cosa. Io adesso ve lo dico subito, voglio mettere gli occhi su... Ho messo gli occhi su Pella, che fa parte della Confederazione Celtica. E molto probabilmente mi preparerò per un assalto a Pella. Bisogna dire una cosa. Lisandro hanno come comandante, ovviamente non il vero Lisandro, Lisandro barbarico. Bisogna dire una cosa, loro sono veramente in tanti e Pella è una città veramente grande. Magari posso aspettare che loro attacchino Pulpudeva o Anteia. E così posso fare un attacco navale, un'imboscata, e prendere tutto, come un bel cattivone. Oppure, posso lasciar stare, e posso... Tanto il mio telefono mi squilla, aspettiamo un attimo. Oppure posso andare a Sparta, però Sparta può servirmi ancora. Però... Intanto, per ingannare il tempo, posso andare a Ieraptina, questa città qui. Magari posso utilizzare la furia di Atena. Intanto, la paura di Deimos la lascerò un attimo qui, perché di sicuro i primi turni sono un po' ribellosi, quelli di Apollonia, nei primi turni, perché ovviamente li ho appena conquistati. Intanto voglio prendere un personaggio. Non posso. Volevo prendere un eroe. Ah, poi lo prendiamo dopo. Ah, Careno ha un'abilità. Chi è Careno? Sei tu Careno? Yep, sei tu. Possiamo darti una sgualdrina come aiutante. Non c'è niente di meglio di una vera baldracca. 4 soldi per ravvivare un po' questo posto. 5% in più di morale a tutte le unità. Buono, una baldracca è sempre ben gradita nell'esercito. E intanto posso renderlo guerriero, comandante o stratega? Io direi di renderlo guerriero. Guerriero praticamente utilizza delle abilità che scoraggia il nemico, gli abbassa il morale e fa tutte queste cose qua molto belle. Intanto Atene l'abbiamo resa da una città-stato a una sorta di mini-regno. Dai, non è tantissimo, però è già qualcosa. Possiamo anche dire. Magari possiamo anche prendere Sparta dopo come stato cliente. Se diventiamo veramente tanto potenti. Anche se preferisco comunque conquistarla con la forza. Non per a livello strategico, ma giusto perché mi immagino una battaglia tra Atene e Sparta molto figa. A Sparta. Ovviamente se mi attaccano Atene non posso non farcela. C'ho delle mura grandissime. Giganterrime. Veramente grandi. Ma non avete idea quante sono grandi queste mura.
Intanto forse dovrei anche allearmi con i medi di Nicomedia. E col Ponto. Se dopo lo prendo. No, 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 no. Dobbiamo lasciare un attimo stare qui. Bella però è sguarnita. Sì, l'Epiro è stato distrutto totalmente. Mi hanno dato la missione che devo reclutare un campione. La popolazione è travagliata. Eh sì, c'è un po' di infelicità, ma dopo passerà tutto. Forse dovrei andare a prendermi Pella. Solo che qui ci sono troppe navi. Diciamo, lasciamo un attimo stare le divergenze tra Macedonia e altro. Intanto però, forse io sono ancora stato cliente della Macedonia. Be welcome here and speak as you wish, without fear of consequence or danger. Possiamo dire che... Ah, comunque loro non sono in guerra, in teoria. Hanno fatto pace. Io comunque non voglio più essere stato cliente della Macedonia. In teoria, i Macedoni non è che sono un grande problema per me. Non so che fare. Tanto comunque vorrei fare un po' di alleanze con Sparta. Athena give you wisdom so that you may speak well and persuade me of your cause. Be welcome. L'alleanza militare a te non va. L'alleanza difensiva invece. Athena has blessed you with the wisdom to speak well. She has blessed me with the wisdom to say no. Se invece facciamo alleanze difensive, io ti pago qualcosa. I dare not ask much for my people, only a single payment to replenish our sadly diminished coffers. Ah, 700 di oro in cambio un'alleanza difensiva. Sì, la Confederazione Celtica a me preoccupa abbastanza. Quindi magari Sparta al momento come alleato potrebbe andare bene. Sì, dai. Excellent news indeed. I shall. Intanto possiamo anche prepararci un po' bene in unità per andare a Ieraptinia. At your command. Intanto, possiamo creare un'altra forza? Ah, gli artigli delle Arpia non erano quelli che erano morti tristemente qua su a nord? Se non ricordo male, ovviamente. Forse sì. Possiamo anche ripristinare il loro esercito. Però non hanno tradizioni, in teoria, quindi... No, non mi interessa molto. Sta zitta tu. Possiamo creare comunque una forza. Io volevo creare una forza per andare poi dopo a Ieraptilia. Ho una flotta. No, lasciamo stare la flotta. Lasciamo stare le forze. Tanto qui a nord teniamo sempre qualcosa. E con la furia di Atena volevo creare un piccolo esercito. Ah, intanto dovrei anche fare delle caserme degli Odosideros. Ecco. Però preferisco No, no, lasciamo così la tassazione. Tanto vediamo un po' se possiamo fare così gli accordi commerciali con la Confederazione Celtica. Greetings to you. I trust you come with honorable words that I can hear kindly. Intanto un patto di non-aggressione, che così ci assicuriamo che loro non ci possono invadere. All praise. E dopodiché, se ti va, un accordo commerciale. Ok, va bene. Intanto, Pergamon.
Non possiamo fare un accordo commerciale. Sarti ci... Ah, neutrale. Sono neutrali. Tanto Roma ci ama. Possiamo fare qualche... For the Senate and people, be most welcome. Your words will find an attentive audience. Un accordo commerciale allora non va. Intanto facciamo sempre un patto di non aggressione, che serve sempre per instaurare delle... dei buoni, diciamo, propositi nel futuro. Sì, un accordo commerciale con loro può andare bene, loro gli sta bene. E anche un'alleanza facciamo. Oppure posso renderlo stato cliente. Dopo. Boh, comunque siamo alleati per il momento. Ed è una buona cosa. Che così faccio un po' di alleanze in giro, ci diventiamo sempre più potenti. Benissimo. Tanto, torniamo. Tanto Roma continua a romare. Cartagine, cartaginare. Greetings, honored friends. Carthage seeks trade with your people. Ma Cartagine, perché c'ha una voce così? Cioè, l'ambasciatore di Cartagine. Cioè, perché ha una voce d'africano? I cartaginesi sono fenici, non sono africani. Tanto sì, un accordo commerciale può andare bene. The hand of Balhamon is truly upon you if you show such wisdom. Sì, intanto un accordo commerciale un po' con tutti. Va bene, dai. Intanto vediamo un po' cosa succede. Quindi, ricapitolando, quello che voglio fare adesso è andare a conquistare Creta e Rodi. E anche un po' delle zone della Turchia, ecco. Dopodiché voglio marciare verso Sparta. O magari renderlo un stato cliente, non so. Non ancora decidere, però naturalmente marcerò verso Sparta. E poi dopo decidiamo in base all'evolversi dell'azione. Bene, adesso abbiamo fatto l'addestramento navale. E cosa procediamo? No, lasciamo stare questo. Andiamo su campo d'addestramento. Intanto tratto acquisito. Inaffidabile. Careno, il generale. Povero. Non è inaffidabile. Commander. Ready for battle. Intanto. Muoviamoci qui. Come non possiamo muoverci? We hunger for battle. Voi non potete proprio muovervi. Strano. Comunque. Intanto. Ad Atene. Facciamo una caserma degli Olestos. E spostiamo questa unità qui. Con marcia forzata. I'm afraid we cannot. Destination reached. Ok. Bene, gente. Credo che per questa puntata sia tutto. Votate e commentate. Ci sentiamo alla prossima. Aspetta, innanzitutto. Per il tasto arcieri. Oddio, che scelta. Peltasti. Come lo posso ricordare, il peltasti? Comunque, boh, ci sentiamo alla prossima, gente. Dall'Ares è tutto. Ciao!